Va benissimo. Senza ombra di dubbio. Monkey Flow Studio. Un'altra volta, ancora ed ancora. Ehi, chi si vede? Che piacere. Wow. Buonasera, ingegnere. Ciao. Da mesi non ti vedo in giro nel quartiere. Lascia che ti paghi il prossimo bicchiere. Ciao caro, da un po' di tempo non passo. La sera torno dal lavoro stanco in collasso. Tra lobby della pittura e torneo di calcetto. Rimane poco tempo che trascorro a letto. Io col calcetto sono fermo, ho un ginocchio rotto. Oh, che peccato, mi dispiace un botto. Quando vuoi passare da me faccio un risotto. Fatti vedere, ci conto, Alfonso. Certo, così ti aggiorno su ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo, visto che so già che tu vivi come in un'altra realtà. Beh, a dire il vero c'è una novità. Una novità? Quale? Hai per caso iniziato a guardare il telegiornale? Esatto, per me è molto strano. Ho anche iniziato a leggere qualche quotidiano. È ciò che ti consigliavo da anni. Finalmente inizia ad informarti sul mondo che hai davanti. Mi raccomando, non leggere quei blog scemi pieni di notizie false sugli alieni. Quelli non li leggo, amico. Dimmi se per caso ora hai scelto un partito. Quello no. Ho provato a farmi una idea su come funziona, ma ancora non ho capito. Continua, capirai col tempo. Sinceramente per ora è un nuovo passatempo. Tanto penso che la democrazia sia un inganno. Ti sbagli se voterai, le cose cambieranno. Notizie che leggo, notizie guardo ed ascolto. Ma in tutto questo tempo del mondo non ho capito molto. Conosco solo ciò che è attorno, tutto il resto da un racconto. Come poter occuparmi di cose troppo grandi? Notizie guardo ed ascolto. Ma in tutto questo tempo del mondo non ho capito molto. Conosco solo ciò che è attorno, tutto il resto da un racconto. Come poter occuparmi di cose troppo grandi? E io hai capito. Meglio evitare certi argomenti. E dai, lo senti. Ma se insisti, io... Allora ok. Boh. Vabbè. La tua nazione è in un momento critico. Ma tu sei un analfabeta politico. Dovresti scegliere un partito, bro. Vivi in una società, se non voti non cambierà. Devi informarti sui fatti resi noti. Ok, ma il sistema non cambia anche se voti. Lo dicono i tuoi pensieri idioti, segno dell'ignoranza in cui nuoti. La politica non mi interessa, altre cose per la testa. Ma che posizione è questa? Avrei voluto aderire a una ideologia, ma sono cose troppo grandi, mi pare follia. Cosa posso sapere del mondo là fuori? Chi può aiutarmi a informarmi e farmi opinioni? Io posso consigliarti buone fonti, ampliare i tuoi orizzonti se mi ascolti. Ho letto più di un'opinione su svariati temi e non capivo chi ha ragione. Dimmi cosa pensi dell'immigrazione. Non so quale sia la giusta soluzione. La tua nazione è in un momento critico. Ma tu sei un analfabeta politico. Dovresti scegliere un partito, bro. Vivi in una società, se non voti non cambierà. Notizie che leggo, notizie guardo ed ascolto. Ma in tutto questo tempo del mondo non ho capito molto. Conosco solo ciò che è attorno, tutto il resto da un racconto. Come potrei occuparmi di cose troppo grandi? Notizie guardo ed ascolto. Ma in tutto questo tempo del mondo non ho capito molto. Conosco solo ciò che è attorno, tutto il resto da un racconto. Come potrei occuparmi di cose troppo grandi?